E noi siamo il gruppo Nessuno. Il gruppo Nessuno comprende un negozio di vestiti che si chiama Nessuno Store, uno skatepark che si chiama Arca Skatepark e uno studio di musica che si chiama Nessuno Studio. E un'aggiunta molto importante è l'hamburgeria e la birreria che si chiama Fame. Noi siamo in via Giacosa 35, qui troverete un gruppo pazzesco che lavora con la creatività, con la musica, con lo skate, si fa da mangiare, da bere, quindi ci trovate in via Giacosa 35, zona Nolo, Milano, e siamo qui appunto a creare questa comunità, a fare amicizie, a fare connessioni e mangiare, skateare, vestirsi e registrare musica e tanto altro. Quindi via Giacosa 35, Nolo, Milano, skatepark, hamburgeria, negozio di vestiti e studio di musica, ok? Zona Nolo, via Giacosa 35, ci trovate qui. Ciao. Ciao, io sono El Gazi, questo è il podcast di El Gazi. Qui con me in regia c'è Dead Holes. Ciao a tutti ragazzi. Colui che ha già partecipato a una puntata e adesso è qua a fare da co-host e regia, perché purtroppo non c'è una camera dedicata a lui, ma sicuramente provvederemo in futuro. È un continuo upgrade questo cazzo di podcast. Si sente la mia voce, quindi... Si sente la voce, quindi, sì, quindi sì. È ok. Il nostro ospite di oggi, tra l'altro... Prima puntata registrata, quindi vedete la differenza poi quando in questo momento è pubblicata. Apprezzate, quindi, amici a casa. Apprezzate, è registrata, quindi sarà migliore. Stiamo... Ospite di oggi è Bizzarro, lui è un NFT collector e NFT creator, si può dire così? Si può dire, assolutamente. Oppure un NFT artist. NFT artist. Forse funziona meglio, è entrato più nella dinamica collettiva NFT artist. Quindi, sì. Poi puoi chiamare, cioè, si può dire qualsiasi nome, vero? Sì, esatto. Bello averti qua. Noi ci siamo conosciuti praticamente da un giorno, vero? Sì, ci siamo conosciuti grazie proprio a Dead Deals. È stato anche bello. Ted va bene, anche scusate. Ted. Non andate in crisi ragazzi, anche Ted. Tipo Teodoro uguale, ok, cioè. Allora rimango di Ted. E grazie a Ted, sì, ci siamo beccati. E è bello vedere che c'è molto movimento in realtà dietro poi a questo mondo, anche se è un movimento ancora molto ristretto, però ha creato connessioni già, come appunto sì, la nostra, sì, una piccola sì, connessione, sì. Quindi sono contento di come si sia sviluppata. Sì. No, è bello perché adesso in questo momento ci conosceremo più in profondità. Sappiamo i nostri nomi, eccetera, però non sappiamo tanto su... quello che facciamo, siamo, eccetera. Cosa so, facciamo. Sì, so che fai, che crei NFT, però volevo sapere molto nello specifico. Senti, ma tu vieni da Roma? Io vengo da Roma, sì, ho deciso di prendere questi paio di giorni che dovevano essere inizialmente riposo, ma in realtà si sono evoluti in una fase di corsa continua per Milano, sì, avanti e indietro, il che è quello che piace in realtà a me della vita, è proprio il stare continuamente in contatto con persone, trovare situazioni, parlare, approfittare di situazioni proprio per conoscere persone, sì, come nel nostro caso da adesso, e quindi in realtà è bello, me ne lamento, ma in realtà mi piace, è quello che mi piace. Quindi cazzo, sei venuto a Milano a fare un po' di relax e ti sei trovato dentro un podcast. Esatto. Andare di là di... tra l'altro è stato Ted a portarti in giro a fare. Ma ragazzi, cioè, se voi andate in qualsiasi città del mondo, non state in albergo, immagino. Esatto. Cioè, cazzo, ti rilassi in albergo? Assolutamente no. Sei in albergo? Sono in albergo, ma non ci ho passato praticamente nemmeno più di 2 ore. quindi ma la colazione è buona almeno? La colazione non l'ho fatta in albergo, l'ho fatta sempre fuori, perché non mi piace fare colazione in albergo. Ok, off topic, ma ci sta. Ma quindi tu, allora... Un creatore di NFT, però tu di lavoro, di partenza, cosa hai fatto? Sempre nel mondo della creazione 3D? O... Diciamo sì, ho sempre lavorato non nel mondo 3D, ma nel mondo digitale, nel complesso sostanzialmente, perché siamo creatori di contenuti, per la maggior parte di questi contenuti poi in realtà finiscono sui social, lavoriamo per...
pagine o aziende che comunque hanno la loro immagine principale proprio sui social e noi gestiamo quella parte di immagine, Sì. grazie al socio che comunque sia, anzi, fortunatamente ho un socio che è completamente opposto rispetto Vuoi a me. salutare gli amici a casa, il socio a Assolutamente, casa? assolutamente. Guarda in camera Assolutamente, e digli grazie, è ciao. proprio grazie al socio che sono riuscito a trovare un bilancio in realtà, perché io sono la persona molto, non riesce a organizzare bene ciò che deve fare o tutto quello che deve uscire, mentre lui è la persona più organizzata. Quindi siamo Ok. trovati bilanciati e siamo entrati nel mondo appunto social, dove lavoro da 2, 3 anni. Sì. E da lì, fortunatamente, sempre grazie al fatto che mi piace qua in realtà questo mondo, sguazzare all'interno di questo mondo, ho iniziato a lavorare come 3D artist, comunque per imparare, per migliorare ciò che sapevo fare, e mi sono ritrovato poi nel mondo NFT, vedendo persone che entravano in questo mondo, quindi la criptoarte, era nato tutto questo concetto, però ho sempre lavorato nel mondo digitale, sì. Sempre lavorato nel mondo digitale, cioè, però nel mondo digitale prima facevi qualcosa sul legato all'architettura, mi avevi detto, Sì, giusto? sono un architetto, sono laureato in architettura e Cazzo! non ho mai operato da architetto perché facevo render architettonici, Sì. quindi da lì poi il render effettivamente, essendo comunque parte dell'ambiente 3D, mi sono trovato libero nel poter esprimere me stesso, avere le capacità di poter creare qualcosa che in realtà non dovesse essere per forza realistico o reale. Ok. E quindi ho dato libero sfogo a ciò che la mia testa in quel momento partoriva, in determinati momenti ha partorito, e l'ho sfruttato per migliorare anche a livello tecnico quello che Sì, potessi fare. sì, sì, sì. Però sì, Cazzo, architetto architetto, questa dell'architetto. cosa non la sapevo, non la sapevo. Sono rimasto male Interessante. anch'io. Tra l'altro, ci sono tante persone che ho intervistato, mi sorprendono sempre perché, uno, per la creatività e il talento, e due, perché magari hanno fatto tutt'altro nella vita. Cioè, io ho intervistato l'ultima puntata uno youtuber che è King Ash. Lui, non si direbbe, fa medicina. Ok, Cioè, non te l'aspetti, è proprio sì. mondi distanti in realtà che. Su YouTube, è andato su YouTube, e tu architettura, cioè Sì, infatti quando lo dici diventa sempre quella situazione un po' del tipo: ah, davvero? Quindi perché non hai fatto l'architetto? Perché in realtà ho scoperto un altro mondo e quindi sì. cambiano di fretta le cose nella vita, e questo è uno dei casi in cui è cambiato. Sono partito da là, ho conosciuto il mondo 3D e poi ho iniziato a fare 3D di Sì, base. sei andato. E di architettura facevi paesaggistica No, ho fatto oppure. il percorso, diciamo, magistrale di formazione da architetto, quindi era il percorso completo da architetto. Mi piaceva progettare la progettazione di edifici, in realtà, che potessero essere appunto abitazioni private o, non lo so, edifici pubblici. Solo che purtroppo non ho mai avuto modo veramente di progettare qualcosa, quindi quello forse è stato anche uno scalino che ho incontrato che mi ha bloccato nel fare l'architetto. Appunto, ho lavorato facendo solamente dei render architettonici, però di progetti di qualcun altro. Ah, E ok. quindi questo è stato un po' quello scoglio che mi ha fatto dire: ok, ho la libertà di creare quello che voglio, inizio a creare quello che voglio e mi sono dato la mia libertà. Sì. Dall'architettura all'NFT. Sì, è stato un percorso inaspettato, Tutti i però. soldi buttati dell'istruzione, tutti quelli. Minchia, ti facevi un po' di tutorial su YouTube diretto e evitavi tutta l'università. Esatto. Mia madre sarebbe super insoddisfatta, ciao mamma. A me è capitato di non passare dall'università. Sono passato direttamente a YouTube, ai Hai fatto. tutorial e Ragazzi, robe. guardate quanto è bello, soprattutto. Non hai il volto Stai scavato. dicendo a me o all'ospite? Sì, sto parlando di te, Ah, Gabri. ok. No, Non hai il però. volto scavato, se tu noti le occhiaie di 3D artist, noti che. Io tengo gli occhiali per questo motivo, in realtà, almeno coprono quello che posso. Sì, però noi diciamo, possiamo dire la verità, noi non abbiamo messo una camera TED perché ci avrebbe, cioè, Sì, avrebbe è troppo più bello, quindi sminuito avrebbe tutto sminuito tutta la la nostra. nostra. Esatto, sì.
grazie. Ma la mamma dice che sono bellissimo, che poi è contentissimo quando glielo dici, è contentissimo, e quando gli dici che è bellissimo fa un sorriso, un sorriso quasi irreale. Beh, è raro vederlo sorridere così. No, provvederemo a mettere una camera ai nostri... Ce n'è bisogno. Però ti abbiamo fatto un complimento, non è che... Sì, sì, ma infatti sono rosso, sono molto emozionato. La descrizione. Mi sto idratando perché mi manca un po' l'aria. Ha preso il colore delle cuffie. Esatto, scusa. Quindi in questo momento, dopo l'architettura adesso crei NFT, ma sei a Roma, giusto? Sì, sono appunto di base a Roma e sto creando NFT, in realtà non nemmeno come appunto mansione principale. Okay. In realtà non posso dire nemmeno che sia un qualcosa di secondario, perché ci dedico veramente molto tempo e molta voglia, quindi quando metti tanta parte di te in un progetto, in realtà è comunque qualcosa che non puoi mai definire come secondario, perché c'è talmente tanto di te all'interno, che tante energie... tanti sacrifici, perché sembra il poter creare o dover creare un ecosistema intorno a qualcosa che crei, già solo il creare stesso ti porta via del tempo e quindi devi sacrificare determinate cose che possono essere, non so, relazioni con persone oppure la tua salute, perché pure questo è stato un risvolto del mio fare il doppio lavoro, quindi lavorare di giorno e creare di notte, che mi ha portato a distanza circa di un anno ad avere energie pari a zero, infatti adesso ho iniziato un po' a vivere, a incontrare effettivamente persone, a tornare a prendere ispirazione da quello che mi ha sempre ispirato, che è la vita in generale. Sì. Quindi sì, è giusto lavorare con tutto l'impegno del mondo, ma serve pure un po' staccarti ogni tanto da quel super focus, perché poi perdi di vista quello che è la vita. La vita, cioè esatto. Non vivi più. Esatto. Però ti vedo sereno, ti vedo sereno, bello, ti sei rilassato, dai. Sì, anche se ti ha portato in giro dappertutto. No, e... sono tornato in relax, nel senso mi sento molto più, questo periodo mi sento molto più libero, molto più tranquillo, sono tornato a respirare, okay. Quello che posso identificare come respirare, perché... mi risento la vita che mi inizia a scorrere dentro, quindi va bene. Okay, ok. E è proprio questa la vita, in realtà, il fatto di correre avanti e indietro anche per Milano, incontrare persone, trovarsi in luoghi che non pensavi. È piacevole. Sì, è una corsa, però è una corsa che alla fine ti dà quella gioia, quello che cercavi, era quello che, la tua missione è quella di incontrare, avere ispirazione, essere sempre attivo. Sì. Figo. Ma prima di metterci gli occhialini tipo Player One, entrare nel mondo tecnologico degli NFT, tu adesso lavori con il digital, ma l'azienda è tua? Sì, sei un socio? Mia, siamo due soci che hanno costruito appunto questa realtà che si occupa appunto di gestione contenuti social media. E sì, è la nostra realtà, è anche questo appunto, come dicevo prima, grazie, non è da sottovalutare, avere la persona giusta vicino ti aiuta anche a poterti concentrare anche sui tuoi progetti senza che ci sia uno scontro, e quindi questa cosa è stata fondamentale, avere anche appunto il socio che appoggiava questa idea. Sì. E quindi appunto ci troviamo molto bene, riusciamo a bilanciare al giusto il lavoro, perché il lavoro viene prima di qualsiasi altra cosa. Però poi il divertimento di creare qualcosa di tuo lo facciamo anche spesso in tandem, del tipo c'è uno scambio di idee continuo sia sul lavoro vero che su questa cosa, perché comunque un artista ha bisogno pure di qualcuno che ti critichi, e lui, come ho detto, è molto diverso da me, quindi abbiamo due visioni completamente opposte, quando ti dice ah sì, questa cosa bello, però potresti forse meglio, forse non si capisce bene questa cosa, c'è una visione diversa, e questo aiuta. È uno scambio continuo, è bello. Sì, non posso lamentarmi assolutamente di nulla di quello che sta capitando, perché la vita sta prendendo la direzione giusta e sono contento. Ok. Lacrimuccia. No, vabbè. Antonio, sei una noia. Va bene, ok, inizierò ad urlare, a ballare nudo. Posso togliere la... Se sei caldo, sicuramente. No, era per ballare nudo, perché sono... Puoi farlo. Sono orgoglioso. No, ma questa cosa si vede, esterni molto la roba del ok, la mia vita è ok, il lavoro sta andando tutto bene, faccio quello che amo. Sì, sì. Si vede. Sì, sì, sì. È il contrario di molte altre persone che magari vedi scazzata perché... Sì, ma anche perché di poi affrontare la vita con quel mood, con quel mood di non di passività, però in realtà di...
un po' essere un po' contro la vita, contro il concetto stesso di vita, nel lamentarti di quello che è, non fa per me, perché in realtà non sono, non mi piace proprio in generale lamentarmi, mi piace vivere, fare, poi come va, in realtà può finire malissimo, può andare benissimo, però è andata, comunque ho deciso di viverlo e va bene. Accetti come viene. Esatto, come... e quindi non ti lamenti, la vivi sereno e va bene lo stesso. Mi lamento io di te, guarda. Tu sei un lamentore. Tu ti lamenti per il ritardo, ecco, questo è un problema grosso, il fatto che faccio ritardo e... Allora, ma è un pregio. No, ragazzi, cioè, fermate un attimo, perché veramente io dovevo beccare ieri Antonio per la prima volta nella mia vita e ho detto: Antonio, ci vediamo alle 6 in tal posto. Alle 6 mi scrive, mi fa: parto. Dico, boh, io non so, cioè alle 6 io sono già qua, nel senso, alle 6 se dai un appuntamento ti presenti. Di solito. Vabbè, io intanto lo aspetto. E alle 6:30 mi scrive e mi fa: qual è la metro più vicina? Quindi probabilmente era ancora in mutande sul letto a guardare i TikTok, e ho detto vabbè, gli ho detto la metro. Alle 7 si presenta tutto tranquillo, fa: no, sei arrivata alle 7. Sì, un'ora di ritardo. Sei, okay. un'ora oggi, di... oggi a pranzo, oggi, uguale. Oggi sono migliorato. No, non è vero. Oggi ho fatto mezz'ora di ritardo. 40 minuti. Non è vero. Questa la stai allungando. Era mezz'ora. Ma perché avevo fame, quindi per quello. Però se ogni giorno recuperi mezz'ora, significa che stai imparando e stai crescendo un po', no? Sì. No, questa è una causa, un motivo d'odio per le persone che... Smettila, sei un cafone. Sei un cafone, impara a essere puntuale nella vita. Basta. È vero. Beh. Comunque prenderò ispirazione da te, sarà il mio punto di riferimento per essere puntuale nella vita. Ma non solo, Ma ogni tanto manda la faccura. Ti ha raccontato 3 volte la roba che sei arrivato in ritardo. Sì, ma io l'ho menata tutto il giorno, tipo, coltiva quest'odio verso di me, verso il mio ritardo, che... No, sono frecciatine, sono lì che ti bacchetto. Sì. Ogni volta, non bacchetto, tipo... Cioè, sono lì che ti punzecchio, ecco, il termine adatto è proprio punzecchiare. Sta sicuro che l'accuso, quella punzecchiata la senti. Beh, hai migliorato, hai già tagliato il ritardo della metà del tempo. Esatto. Domani sarà solo un quarto d'ora. Se domani facciamo un brunch, possiamo farlo con un quarto d'ora di ritardo. Wow. Tu non hai mai fatto un brunch, no, hai detto. No, lo stavo raccontando oggi. Che secondo te cosa c'è in un brunch? Oh, oddio, non mi chiedere domande del genere, perché non saprei nemmeno immaginare. Non sai cosa c'è in un brunch. È sempre è stata quella parola che ho sempre riso da romano, in realtà. Perché non è abitudine, in realtà la vita a Roma poi inizia pure molto più tardi della vita a Milano. Sì. A Roma è tutto molto più calmo, tranquillo, quindi non c'hai queste vie di mezzo, perché comunque fai la colazione oppure fai il pranzo, E invece c'è stata appunto una delle persone che ho conosciuto sempre nel mondo NFT che mi ha invitato ieri, ha detto: ah, ok, riparti domenica, ci vediamo allora domenica mattina, facciamo un brunch, ci vediamo verso le 10. E io ho detto: ah, ok, bellissimo, però sono rimasto un attimo sconvolto, perché ho detto: ah, ok, quindi che cos'è il brunch? Ma mi devo vestire che cosa bene, devo fare? Mi devo vestire bene, vado elegante. Cosa devo portare? Però sì, era una cosa che mi ha fatto ridere, perché... Per gli amici a casa e per Antonio spieghiamo che il brunch è l'unione tra breakfast e lunch. Ah, no, certo, questa era la base che conoscevo. Quindi ti mangi le uova fritte col bacon e la Nutella, tipo... Allora va benissimo. Sì, allora va benissimo. Allora è perfetto per me, è quello che faccio solitamente... Inzuppi le salsicce fritte nel cappuccino. Spa salsiccia. È quello che faccio a casa mia in realtà, quindi senza sapere che stavo facendo un brunch. Esatto. Più o meno nella giornata, tipo una domenica, ti alzi, prendi le salsicce avanzate della sera prima, e le metti nel caffè e poi ti rendi conto... La pizza avanzata della sera prima è la miglior colazione. Sì. Buona quella. Sì. Con latte Nesquik. Quella scatola che rimane lì una sera intera, la guardi il giorno dopo come se fosse il sacro graal. Porca troia. Ma senti, a me piace tanto iniziare il podcast con... in generale, nel podcast introduciamo un aspetto personale dell'ospite prima di andare nel lavoro, comunque nell'arte, eccetera, che fa. Ma c'è una roba che Ted mi raccontava, che è una vicenda... con un personaggio pubblico che era praticamente... È un meme. Questo è un meme famosissimo. È il meme. Il meme. Il meme più bello. Non mi ricordo più come si chiama. Hold. No, si chiama... Hide the Pain Harold.
Ok, hide the pain. È stato bellissimo lavorare con lui. In realtà, andiamo a cercarlo su Google. Tu l'hai conosciuto? L'ho conosciuto. E il fatto è, quando siamo andati a prenderlo in aeroporto, comunque quando è arrivato da noi, che si è presentato a noi, ci siamo resi conto che era una persona reale. Abbiamo detto... Quindi abbiamo riso di una vita su questa persona, che è una persona vera, con una storia in realtà, come dicevi prima, che non ti aspetti magari tante cose. Sì. Abbiamo scoperto anche una storia dietro a questo meme che è assurda, perché comunque lui è un ingegnere, ha fatto questa foto, era una che lui ha fatto, sì. È stato convinto, se non sbaglio, tipo dal figlio, che gli ha detto sì vabbè ma falle, sono foto stock che comunque rimangono nel web. È solo che questa foto poi è diventata il meme probabilmente più utilizzato nel web. Sì. Il meme più bello. Esatto, ed è un idolo, e lui per me è sempre stato un idolo. E lavorarci insieme è stato... Un idolo, è stata un'esperienza... Sì, perché comunque ha quell'espressione, esatto, sempre uguale, essendo un meme statico lì, cioè quell'espressione uguale, tu lo immagini sempre così, e diventa un'icona. Una figura di riferimento. Ci devi far vedere anche il selfie. Quando io... Selfie? Sì. Le prime volte che ho parlato con Antonio, lui mi aveva mandato questo selfie. Fa, oh, sto fa una produzione con Harold De Payne. Dico, non ci credo. E mi ha mandato il selfie, io sono tipo morto per lui dall'invidia. No, aspetta. Questo è il selfie. Aspetta, lo facciamo vedere. Questo... E non si vede, no, che tutto... No, adesso sì, adesso si dovrebbe... Da fuori fuoco, ok. Bellissimo. Vabbè, sei anche un grandissimo motion designer, potevi metterlo in post-produzione. No, esatto. Poi ce la manda. Lo possiamo mettere in post-produzione. Madonna, ma c'è quella faccia lì. Esatto, cioè, esatto, perché quando poi ti rendi, lo incontri, poi vabbè, è stato pure un po' la forzatura nostra del tipo, ovviamente tutto quello che stava facendo era legato alla sua immagine da meme, effettivamente stavamo facendo questa produzione dove serviva che lui fosse effettivamente il meme. Però in realtà è così, perché quel sorriso non è un sorriso forzato. Ci vuoi raccontare la parte di produzione senza nominare il brand? La parte di produzione in realtà sono dei contenuti, erano più contenuti per ma forse pure se poi dopo dico in realtà quello che era il contenuto. Beh, di pure il contenuto, secondo me erano contenuti comunque di... Quindi okay. c'era una situazione dove si creava questa storia iniziale dove lui stava facendo qualcosa di sbagliato in realtà, per poi avere un plot twist, ovvero che lui diceva, ah ok, però non provare il dolore, eliminalo. Okay. E quindi cambiava tutta la scena, per quello si vede il green screen, perché io mi occupavo ad esempio di VFX, facevo il VFX supervisor per quel... Quindi pulivi lo schermo verde? Esatto, pulivo lo schermo verde e tutto quello che poi accadeva, poi se avremo modo vi farò vedere poi il risultato finale. Sì, sì, sì. E quindi era questa situazione che era pure molto divertente in realtà, perché tu lo vedi sempre come quel meme che poi in realtà gli abbiamo fatto fare delle cose assurde, del tipo vedere lui vestito da hawaiano con il cappellino, con il cocktail in mano finto, ovviamente all'interno di uno studio verde, poi sarebbe diventato un'isola bellissima, e lui seduto con tutta questa situazione. Sì. Vederlo al di fuori di quella scrivania, però fare le stesse cose, è stato divertentissimo. Sì. È stato divertentissimo. Il momento più bello della tua carriera, probabilmente. Sicuramente il momento più divertente, sì. Delle produzioni che abbiamo avuto, sì, è stato il momento più divertente. Io te lo sto invidiando comunque, perché, tantissimo. Perché è inaspettato e ti colpisce, ti rimane in realtà come esperienza. E c'erano persone, poi mentre giravamo questi contenuti che lo fermavano, ovviamente essendo un personaggio comunque pubblico, e lo fermavano e facevano no, tu sei idolo, sei il mio idolo, ti prego facciamoci la foto, io sono il tuo più grande fan, quelle cose assurde che tu vivi vivi come lo guardavamo. Era vero perché comunque capisco qual è lo stupore, il livello di stupore, perché nonostante io sapessi che dovevamo lavorare con lui, quando l'ho visto ero stupito anch'io che esistesse sul serio. E non hai detto da dove viene, perché io pensavo fosse tipo americano, oltreoceano. Ma in realtà è ungherese, se non sbaglio. Lui è ungherese. Dovrebbe essere ungherese, non ricordo benissimo, però dovrebbe essere. Parlava in inglese bene. Sì. Parla comunque pure una persona molto, molto attiva. Ha comunque la sua età, perché non è giovanissimo. Eppure super disponibile, pronto a cambiare idea anche sul set. Super malleabile, abbiamo lavorato molto bene, nonostante appunto lui
non faccia l'attore. Non faccia l'attore. Si è nata questa cosa, è nata appunto. Ma come non fa l'attore? Ha fatto fotostock, prima era un medico, un giorno dopo ingegnere, poi era il sindaco, poi era... Ha fatto mille cose, quindi lui è un trasformista. Sì, esatto. Facevo già 3D prendendo ispirazione appunto da personaggi come Ted. Sì. Scusa, ripetilo. Eri uno dei miei delle persone che guardavo con più ammirazione nel mondo 3D. Se questo ti rende felice? No, ripetilo ancora. Il mio ego sta andando... È giusto che sia così. E quindi quando ho visto persone che appunto erano persone delle quali mi fidavo un po', perché appunto okay. sono ispiratori, iniziavano a entrare in questo mercato, a operare nella blockchain, a fare questo tipo di attività in realtà, okay. e quindi a definirsi criptoartisti, mi è venuta la curiosità, ho detto ok, vediamo che cos'è, vediamo cosa sta accadendo. E la prima opera in realtà che ho mintato è stata un'opera che non sapevo che cosa stessi facendo, sapevo che la stavo per vendere, sapevo che c'era qualcuno che forse poteva essere interessato a comprare quest'opera, però in realtà non avevo idea di ma che cosa stessi... Ci vuoi dire quale opera in particolare, che te la cerchiamo? La mia prima opera in realtà è su un profilo che poi mi hanno derubato. Il profilo me l'hanno derubato, era un profilo su Foundation, che adesso ho cambiato nome su quel profilo proprio per... Non c'è su OpenSea? No, su OpenSea no, però dovresti trovare... Cioè, su OpenSea c'è, però dovresti trovare il mio profilo vecchio. Non ce lo sbatti. Che credo l'ho chiamato qualcosa come Ciro Spilli, per non renderlo legato in realtà okay. al mio nome qualcosa, presumibilmente poi quei soldi che tu dai per avere indietro l'NFT lo ricevi, ma finirebbero sul conto di questo tipo che mi ha scammato in realtà, che okay. mi ha rubato. Però è giusto, guardandola nell'ottica filosofica, non sapevo che cosa stessi facendo, ho venduto, quindi è come se non me li fossi un po' guadagnati. Quindi ci spieghi in 30 secondi come ti hanno derubato? Sì. mi hanno derubato perché sono scemo e questo sicuramente è il... Scusa, puoi ripetere? Cosa sei? Sono abbastanza scemo. E mi hanno chiesto una cover di un album, un profilo Instagram di un rapper che sembrava comunque abbastanza legit, mi ha fatto vedere il suo profilo YouTube, i numeri del canale YouTube comunque corrispondevano col suo canale Instagram, mi ha fatto vedere tutti i vari canali, abbiamo avuto modo di parlare, siamo stati circa una settimana in comunicazione a cercare di capire il progetto. E dopo un po' mi manda un file zip dicendo: ah, guarda, qui dentro ci sono le reference di quello che vorrei sulla cover, fammi sapere una volta che le hai viste. Ho scaricato questo file zip, l'ho decriptato sostanzialmente, c'era un eseguibile che ha fatto poi il lavoro per lui, quindi è entrato direttamente nel mio wallet e in automatico è come se gli avessi firmato la transazione, quindi tutto quello che avevo è andato via. Catraia. E questa cosa è stata assurda e mi ha fatto molto male, perché per il semplice fatto, perché appunto ti sei guadagnato quel... è il tuo guadagno delle prime opere, il no? tesoretto. Sì, sì, il primo. Quindi è stato... quasi volevo abbandonare questo mondo, poi ho detto vabbè, ma si riparte, nel senso non ti arrendi mai, quindi rinizi da capo. E questo è successo circa un anno fa ormai. Ottobre, novembre. Sì. Eravamo in sì. collaborazione. Sì, sì, sì. Morale della favola: se nel mondo cripto sbagli soltanto tu. È pieno di avvoltoi, ma alla fine l'eseguibile l'hai schiacciato tu. Esatto. Perché quindi l'errore era tuo. La colpa era mia. Ma il fatto era che adesso attualmente ci sono stati molti più casi di questo tipo, e quindi se ne sa molto di più. Se ne sapeva anche prima, bastava fare delle ricerche su questo tipo di attività, diciamo, sospette. Però non ho sospettato assolutamente di nulla, perché appunto il fatto di avere contatto con questo tipo per tempo prolungato, abbiamo avuto modo, appunto, ho visto i suoi canali, le sue cose, mi è sembrato tutto molto... Sì, non è il classico sceicco del Senegal che se li mandi 200... del Senegal. Che ti manda, se gli mandi $250, lui ti manda 10 milioni di dollari in eredità, tipo... Quelle mail, non mi sono mai arrivate quel tipo di email, ragazzi. No, sì, ho presente qual è quella lì, tipo la roba senegalese. Ti è rimasta in eredità
un tipo senegalese. Sì, ti è morto un parente. Se ci manti $200 con Western Union, noi ti sblocchiamo l'eredità. Cioè, non era proprio così. Loro sono stati molto mirati e ci hanno provato anche me un paio di volte. E tant'è che poi gli ho mandati proprio letteralmente in culo, tipo fuck off, nella mail. E a me la prima volta mi avevano chiesto di fare dei videocorsi, tipo LinkedIn Learning, tipo domestica, una roba del genere. Ma super legit. Ovviamente la persona non era ovviamente del sito, anche se si era qualificata di essere di questo sito. Poi alla fine mi manda il file, mi fa, lì dentro troverà il contratto e tutte le informazioni che hai bisogno in questo zip. E poi a un certo punto guardo .src e il giorno prima io per fortuna avevo letto un tweet di una persona che era stata derubata, che era un influencer 3D artist, Fakrender. Fakrender, poi hanno fatto pure... Fakrender ha perso tutto. Sì, e hanno fatto fortunatamente c'è stato qualcuno poi che ha fatto il post-mortem, diciamo, di quello che è accaduto e quindi sono risaliti a come funzionano questi... Esatto. Questa sorta di bot. Praticamente non è una cosa cattiva l'SRC, è come il torrent, dipende l'uso che ne fai. Okay. Il punto SRC, io posso scrivere, dire, se... Io ti clicco, tu puoi accendere 10 volte e spegnerti 10 volte il PC. Quindi può essere bello o cattivo. Ovviamente viene utilizzato per cose malevole. E la storia bella di Fakrender, vuoi raccontare tu cosa ha perso? Sì. Vai. Se hai... No, io so soltanto che Fakrender, quando ha fatto questo tweet, ha detto fate attenzione al punto .src file. Questo è eseguibile. Perché a lui... gli hanno preso Instagram, l'hanno minacciato, gli hanno preso i dati, mi pare, del computer, gli hanno preso il portafoglio cripto, che non gli hanno rubato solo i soldi, gli hanno rubato anche l'accesso ai portali, perché tu entri solo col portafoglio in questi siti. In più hanno messo delle opere rubate, per farsi dare i soldi. E lui diceva, raga, non comprate perché non sto controllando io la cosa. Puttana. Lui per un mese ha pianto sangue, sicuro, perché non riusciva. Poi ho letto anche le conversazioni che diceva, ah, che carino, stai cercando di fare l'autenticazione a due fattori, non ce la farai. Tra 10 secondi o mi mandi $10,000 o io continuo a derubarti tutto. No. Cioè, ma no, che poi delle robe che veniva la pelle d'oca così. No, per lui, sì, essendo pure un personaggio, appunto, personaggio pubblico nel mondo NFT, poi comunque nel mondo 3D è sempre stata una figura di riferimento. Quindi in questo caso c'è stato un attacco mirato. Io credo, certo, che quello che sia capitato a me con il file SRC in realtà era una cosa che hanno fatto probabilmente a molte altre persone contemporaneamente. L'hanno fatto però, con tutti. Sì, però nulla di mirato, del tipo non è andato diretto su, cioè era miratissimo sul wallet per fare il passaggio di cripto e basta, non fanno operazioni sul mio wallet, non fanno operazioni sui miei social, non hanno preso le mie password di altre piattaforme, era diretto al wallet, al MetaMask e poi andavano fuori, quindi credo che è stato molto più semplice dal punto di vista, esatto, perché ho chiuso il wallet, ho dovuto bruciare i miei profili con i quali operavo, ad esempio su Foundation OpenSea, ho creato dei profili nuovi, ovviamente, riparti da capo. E avevi però tanta roba? No, avevi poca... Non era fortunatamente ancora agli inizi e sono stato contento in realtà che sia capitato in quel momento, perché appunto sono scemo e non penso mai che ci sia qualcuno di malevolo in realtà nel mondo, fino a che poi non mi capita qualcosa e quindi dico ok, allora era vero che c'era qualcuno con intenzioni sbagliate. Però è stato meglio capirlo subito, appunto all'inizio di tutto quanto, perché adesso ho avuto dei movimenti molto più grandi di opere, di collezioni, ho la mia collezione fuori, quindi all'inizio stavo solo capendo che cos'era quel mondo e quindi le opere vendute, alla fine le opere vendute sono rimaste vendute, le persone che l'hanno collezionate l'hanno collezionate comunque da me, sono comunque opere create da me, quindi per loro non c'è stato questo svantaggio, anche se poi non c'è più il profilo ufficiale. Ma tu hai comprato anche delle opere, giusto? Tu hai collezioni anche. Io credo che se operi nel mondo, nel web 3, comunque da artista devi anche essere collezionista. Ok. Le vediamo su OpenSea le tue cose che hai comprato? Sì, perché se tu comunque non credi che gli NFT effettivamente siano una tecnologia
nata per rimanere, è inutile anche che tu venda con quella tecnologia. Chiaro. Significherebbe un po' sfruttare un mercato, però in realtà non gonfiarlo anche tu. Io invece uso il mercato come mezzo, però poi alla fine ridò indietro per Certo. continuare a far muovere questo Esatto, mercato. per continuare a farlo vivere, è Esatto, come un esatto, esatto. investitore in borsa, cioè acquisti o investi solo su Come quello che fai? ci credi. Scusate se vi Esatto. interrompo. Sì. La domanda mi è sorta un attimo. Secondo quale criterio tu compri gli NFT? E come fai a capire qual è il progetto vero e qual è scam? Perché su OpenSea io quando giro, esploro, il 90% della roba è merda con la M No, maiuscola. no, su questo hai pienamente ragione, è una domanda più che legit, nel Cioè, senso. se una persona vuole investire, come fa a capire se è merda o è roba che ha valore quell'NFT? Allora, io la maggior parte dei progetti che poi alla fine decido di acquistare, in realtà li scopro non direttamente su OpenSea, ovviamente ricercando, ma su Twitter. Quindi ci sono amici che partecipano in questa collezione, che sia come artisti o da collector, qualcuno ti gira, oh, regà, c'è questo progetto, guardalo, e da lì ti informi poi in realtà su chi è l'artista dietro, chi è il team poi che lavora, se sono nomi che operano già da tempo, se non operano nel mercato cripto, nel mercato, nella blockchain in generale, sono Quindi, stati. in poche parole, ti devi informare tu e l'artista ci deve mettere più o meno la faccia, nel senso, Non nel necessariamente, progetto. nel senso se il progetto è supportato, magari non c'è un volto effettivo, però c'è un team di persone che sai che operano. Ad esempio, se una persona che non conosco, il suo smart contract è stato scritto da Manifold, non con Manifold, utilizzando la loro piattaforma, è un conto perché comunque ti fa il tuo smart contract, se hai lavorato direttamente in collaborazione con loro, che seguono solo progetti che sono promettenti o comunque progetti importanti, in quel caso comunque ti fidi lo stesso, almeno io mi fido lo stesso perché so che è un progetto che è nato per rimanere nella blockchain, non è un Sì. progetto nato per prendere del denaro e andarsene. Il primo NFT in realtà che ho comprato è stato proprio così, è stato un progetto che non conoscevo, non sapevo che cosa stessi facendo, ho comprato questo unicorno, è uscito questo unicorno rosa, pagato 0,1 Ethereum. In realtà quel progetto da 8.000 pezzi, ne sono stati venduti circa 1.000, e in realtà probabilmente solo a me, perché gli altri 900 erano tipo bot che avevano comprato questo. Domandone. Facciamo due conti in tasca al portafoglio di Antonio. Hai flippato, come si dice in gergo NFT, ovvero hai Flippato, flippato, nel flippato. senso hai comprato per poi rivendere o avere comunque sia delle offerte superiori. Allora, offerte sì, offerte ne ho avute in realtà superiori No. a quello che avevo speso per avere un determinato NFT, ad esempio nel caso degli Hoppers di Shakablod o come nel caso del G-Wall di KeyDate, sono state fatte offerte, però in realtà io sono una di quelle persone che compra per holdare, cioè io voglio tenere i pezzi che compro fino a che non ci sarà veramente l'esplosione, o altrimenti l'ho fatto per la semplice. Ma hai ricevuto delle belle offerte? No, no, ovviamente non offerte super alte, però comunque più alte Dici un del. po' di soldi. Esatto. Ad esempio, Allora, hai comprato a 0,1, hai ad detto? esempio Quindi il G-Wall, 200 dollari. esatto, il G-Wall, ad esempio, l'ho pagato 0,2, in realtà che erano intorno al tempo circa 500 dollari, ho ricevuto Ok. l'offerta per 1.000 dollari, Quindi quindi hai al flippato doppio, per il doppio con un esatto, Givol. però non l'ho Non l'hai dato dato. via perché comunque credo nel progetto e credo che essendo all'inizio di tutta questa situazione, tutti questi progetti, come si dice, che stanno nella fase iniziale di questo mondo, a distanza di anni poi arriveranno ad essere riconosciuti come i primi uomini, le prime persone, i primi a operare in questo mercato. I pionieri. Esatto, e quindi voglio dimostrare di essere parte dei pionieri con questa modalità, ovvero stavo già dentro e sto dentro tuttora perché noi siamo i primi che sono arrivati, che Sì. sono approdati in queste, non siamo veramente i primi perché poi c'era chi già No, ne operava a chiaro, distanza, chiaro. però
però funziona lo stesso, per me almeno, personalmente. In più colleziono anche opere non solamente di collezioni appunto generative, come in questo caso, che queste sono delle collezioni, quindi per avere un margine più ampio di persone che entrano all'interno del progetto, perché il progetto è molto più... Colleziono anche opere che vengono definite one-one, quindi che esiste solo quella copia, anche i generativi in realtà sono univoci, perché l'NFT è univoco, sì. Però opere singole che magari fanno parte di collezioni più piccole, c'è un artista che fa solo opere d'arte, ad esempio un ragazzo brasiliano che ho collezionato, che si chiama Paolo Abreu. Uh-huh. E... Conosci Gabri? Non conosco, conosco qualcuno sicuramente che si chiama Abreu, Paolo, però non lui. Però fa queste opere che in realtà mi piacciono tantissimo, mi piacevano già da prima di conoscere appunto il... Sì. Questo mercato, e quindi ho detto ok, la compro, la voglio avere un'opera di Paolo. Credo che Paolo comunque sia un artista che valga, e voglio supportare la sua carriera a prescindere da quello che accade. Non lo fai per avere appunto il rientro, il guadagno di qualcuno che ti faccia un'offerta più alta. Ovviamente io poi l'ho rilistato quel pezzo pagato 0,1, l'ho listato a 2 Ethereum. Cioè, quindi, ecco. Però non è finito il romanticismo. sì, il cavaliere beneficatore. Se devo liberarmi di quel pezzo, voglio che venga pagato quanto vale, perché io credo che sia lui che l'ha venduto a un prezzo più basso. Nel senso, Paolo l'ha venduto a un prezzo più basso di quello che merita quel pezzo. Quindi se vuoi dividermi da questa opera, ok, me la paghi come dovrebbe costare veramente, secondo la mia logica. Sì. Ma perché vale quello, a mio avviso. Ok, ma non riusciamo a vederla dal... Sì, guardate ragazzi, c'è lag di brutto, sì. Quindi io faccio una fatica bestia a fare, diciamo, a muovere un po'... Però nel caso lo facciamo in post-produzione, comunque sia il progetto, qua vediamo ad esempio il levels, il gables di Keydate, poi in basso se riesco a muovermi ci dovrebbero essere anche gli Shaka Blood che ho fatto vedere prima, ma... Sì, ci sono Shaka Blood, e c'è anche quest'opera che dovrebbe essere forse l'ultima, perché credo che sia la prima opera che ho comprato da okay. Un profilo. E in realtà ci sono anche i ticket, si vede lì sotto, si vede una pulce, quella abusivo perché vivo o altro, o quella sopra che è stata fatta da me del cassonetto. Okay. Quella là è proprio la pulce, sarebbe il ticket dei nostri eventi con la nostra DAO, la DAO di cui parlavamo prima. Ok. E la DAO, c'è un altro NFT se riesci a scendere sotto, che è un possum. Il possum sarebbe... Aspetta che ho cliccato un attimo. Allora, io sto provando un attimo a muovermi, però... Sì? Cosa? Lagga, mi dicono. Mi dicono dalla regia che lagga. Sì, lagga un pochino, quindi... Hai preso di nuovo la scossa? Ho preso di nuovo la scossa. Ma sei elettrico? Madonna, non faccio più a prendere scosse. Ogni volta a montare questo podcast... Ti arrivano tre scosse sì. Ma si vede che quando una persona prende la scossa è perché è agitata, quindi magari produce... No, è solo elettricità statica. Sì. Perché io ho i pantaloni all'interno che sono così. Ah, tipo... A forza di strusciare. C'è un tappeto, sono vestito con... A forza di aver contatto pelle, sì. Pelle e materiale, sì, capita. Sì. Capita, assolutamente. Infatti poi... dovresti ogni volta toccare, tipo, non so come si scarica in realtà l'energia. Ferro, l'elettricità, forse. Per quello si dice statica. Toccare ferro, magari. Toccare ferro... Che non scarica so. L'elettricità. Io personalmente non ho mai toccato Tiziano, però non so. sarebbe divertente. No, penso che sia molestia sessuale, nel senso. Potrebbe anche omofobia. Potrebbe essere. No, vabbè. Ma... Toccarlo senza il suo consenso. Sì, no, non è... No, proprio dipende come lo vuoi toccare, però penso che sia molestia in tutti i sensi. Se quindi... ti tocco la spalla è un conto, se ti tocco il generale, quello potrebbe essere molesto. Cambiamo argomento. Okay. Sì, ma una domanda molto tranquilla. Quanto guadagni con gli NFT? Ok. aspetta che stavo un attimo. Ok, vai di nuovo. Quanto guadagno con gli NFT? Ok, ho il mio profitto con gli NFT che attualmente sono negli ultimi 3 mesi. Non sei obbligato a rispondere. No, da gennaio ho generato sulla nuova piattaforma, appunto dopo essere stato scammato, aver riniziato un nuovo progetto,
Ho questo progetto fuori che si chiama Darwin 2.0 su una piattaforma che è Known Origin, e questo progetto attualmente ha generato 3 Ethereum. Comunque sono 3 mesi di lavoro. Okay. 10k quindi? 3 mesi di lavoro con appunto 3 Ethereum, quindi un Ethereum al mese, più o meno. E il fatto che l'Ethereum comunque sia variabile, che questi 3 Ethereum potrebbero essere, adesso sono 10k, potrebbero essere 50 come 2, quindi il profitto è, diciamo, relativo. È relativo pure dal punto di vista che io reinvesto la maggior parte di quello, come ho detto prima, quello che guadagno in realtà lo reinvesto comprando altre opere, comprando da altre persone, quindi quello che ho effettivamente adesso è la metà di quello che ho generato. Certo. Ho generato 3, mi è rimasto 1,5 perché l'altro 1,5 è andato in opere. E ovviamente voglio tenermi anche la mia parte di guadagno, perché non lo faccio solo per la gloria, però sì, comunque è un bel, c'è un bel movimento, c'è un bel mercato. E sembra... Ci vuoi parlare di Darwin un attimo? Come? Dei Darwin vuoi parlarci? Darwin, ma la cosa che volevo dire su questo, sugli NFT che fino ad adesso, tu hai cominciato comunque da un anno, diciamo. Da un annetto, sì, a fare NFT circa un anno, credo. Cioè, se ci metti ancora più tempo, comunque ci dedichi, tu hai detto che ci dedichi tanto tempo, cazzo, ti stai costruendo un fondo pensione personale, no, infatti, una roba... Infatti la realtà dei fatti è che oltre a costruirti poi una realtà secondaria, ok, quindi hai la tua vita, però c'è anche il mondo cripto dove tu poi dopo ti arrivano gli Ethereum li muovi, perché sono diventato quasi pure un investitore senza volerlo, perché avevo solo quest'altra entrata. E oltre questo però mi ha aiutato anche a definire un brand personale che senza il mondo NFT in realtà non avevo mai pensato di dover costruire. E non è una questione non mi viene il termine, comunque devi creare un qualcosa di riconoscibile, perché comunque sei tu l'artista che deve diventare il punto di riferimento, e quindi c'è tutta questa questione di avere la tua immagine, avere il tuo modus operandi, avere la tua comunicazione. Siamo diventati, io come Anthony ovviamente siamo diventati un po', ho detto il nome, ci metteremo un beep. Siamo diventati, oltre a essere artisti appunto, no, non lo so, siamo diventati marketer, siamo diventati promoter, facciamo un po' tutto. Siamo un'azienda, in poche parole. Siamo un'azienda però gestita da una persona, quindi, che fa le sue attività. Quindi se vuoi consigliare qualcosa, cioè se un giovane che ti sta guardando in questo momento ti deve e vuole diventare un NFT artist, a prescindere dal media che utilizzerà, che potrebbe essere la matita e un foglio di carta... No, perché hai mosso una questione in realtà importante, scusami se ti interrompo, hai mosso una questione importante perché mi è capitato di alcune persone, di molte persone in realtà che incontro, di sei un NFT artist, con che cosa li posso fare gli NFT? È la domanda tipo, tu con che li crei gli NFT? Che quella è una domanda che in realtà va fuori tema, perché non so quale sia la concezione al di fuori... Per me è semplice, dato che l'NFT è una tecnologia appunto che si applica a qualsiasi cosa di digitale. Mentre per chi non conosce questo mondo in realtà pensa che sia un qualcosa che tutti fanno allo stesso modo, che tutti... Quindi soprattutto la cosa principale per qualcuno che si approccia e che vede adesso questa trasmissione è... Quindi capire che è scegliere il media, punto primo. Esatto. Punto secondo? In realtà fai quello che vuoi, puoi disegnare, puoi scrivere su blocco note, puoi fare qualsiasi cosa. Puoi sborrare su un foglio e metterlo... L'importante è che sia qualcosa di digitale. Che okay, sia, mettere che sia, in digitale. Che sia definita da un codice che vive sul PC sostanzialmente. Oh, ve la metto lì questa idea, cioè sborrate su un foglio, fate la foto e mettete come NFT. Devi comunque la scannerizzi e la scannerizzazione è digitale e quindi e questo funziona. È qualsiasi opera digitale e le persone dovrebbero scegliere appunto qual è il medium da utilizzare, ovviamente, ma quello in base a come si sentono loro, a quello che vogliono creare, ma soprattutto a pensare a costruire un'identità di se stessi dietro a tutto questo. Quindi creare una storia, creare un background dell'opera. Un'identità personale. Esatto. E punto 3, soprattutto stavi dicendo che bisogna diventare un'azienda, quindi a questo punto... Devi essere pronto a non essere semplicemente appunto l'artista che tira fuori, il suo pezzo, la sua opera quando vuole, ma in realtà devi iniziare a programmare una sorta di...
ad avere uno storytelling che sia efficace, che funzioni, ad avere una sorta, sì, di programmazione anche negli step che vuoi seguire. Quindi, ad esempio, nel mio caso, come dicevamo prima, dei Darwin, che è la collezione che ho fuori, Darwin, sono 15 personaggi che sono molto strani, sono 15 personaggi stranissimi, okay, che vivranno a breve anche come avatar indossabili, lo sto dicendo in anteprima assoluta, questa cosa non la sa nessuno, vivranno anche come avatar indossabili, ma in realtà c'è anche tutto un background dietro del tipo che questi personaggi lasceranno il loro codice genetico, che sarebbe un altro NFT. Il codice genetico in realtà è anche accesso alla whitelist per il progetto che si chiamerà Darwin 3.0, che è l'evoluzione dei Darwin, sì, 2.0, appunto. Aspetta, stai mandando in confusione, sto friggendo, sì, un attimo, sì, anch'io, che poi sono, con te sono un boomerino e dico questa cosa che tipo Antonio mi ha insegnato a usare Discord, per dire, quindi capito il mio approccio con le nuove tecnologie, però ti ho perso da quando sei entrato in whitelist. Sì, no, ok, allora lo rifaccio in maniera... Il codice genetico... Raccontami come se avessi 10 anni. Ok, questi personaggi in realtà... Citazione Michael Scott. Questi personaggi in realtà Facciamo un gioco di ruolo come la maestra... Difficile da capire sta cosa, oh. La maestra ti faceva i problemi, okay, di matematica, tipo, Gabri, ti vuole comprare un Darwin. Okay. Ti vuole comprare, è vero. Ok, spiegagli come funziona questo processo, okay, e cosa ha in promozione se ti compra un Darwin. Ok, appunto, come ho detto prima, oltre ad essere la semplice opera d'arte che avremmo fatto per Instagram, quella che... Devi recitare la scena, quindi devi dire ciao, ciao Gabri. Ah, ciao Gabri, sono contentissimo che tu voglia acquistare un mio Darwin, quindi ci tengo a spiegarti che cos'è in realtà un Darwin, che cosa significa a livello sia filosofico, quindi come la storia che c'è dietro, ma anche a livello artistico. E, appunto, sarebbero stati quei pezzi che tu avresti tirato fuori lo stesso su Instagram, perché comunque noi prima utilizzavamo solo Instagram, era sia la nostra vetrina, il nostro punto d'incontro, il nostro tutto, mentre adesso appunto c'è dietro un mercato a queste, okay, a queste opere digitali. E i Darwin, appunto, oltre ad essere 15 personaggi molto strani, attualmente mancano 3 personaggi al sold out, quindi può iniziare veramente il progetto reale, sì, sono dei personaggi che rilasceranno, essendo ovviamente a livello scherzoso, rilasceranno il loro codice genetico, quindi ogni Darwin avrà il suo DNA, tra virgolette, che sarà regalato ai possessori dei Darwin. Quindi, okay, tu vuoi comprare uno dei Darwin, ad esempio, ne compri uno, quando sarà tutto sold out riceverai, oltre alla tua opera, sì, che comunque vive come opera d'arte, funziona come opera d'arte e ti dà tutti gli accessi, ad esempio l'avere quel personaggio indossabile per un metaverso o tante altre situazioni, tante altre utility che sbloccheranno, in realtà ti rilascerà anche questo codice genetico che ti darà l'accesso al progetto più grande, al Darwin, okay, 3.0. Essendo un NFT, anche il codice genetico, tu potrai rivenderlo e quindi fare profitto, oltre che sull'opera, anche sul codice genetico. A flippare. Esatto. Che bello sto termine, flippare. E questo viene quello che regalerò, che è il codice genetico, in realtà viene identificato come airdrop gratuito, quello che si fa alla fine nelle collezioni. Spesso si fa in collezioni più grandi, in realtà, però in questo caso ha un'utilità e un fine ultimo. Lo faccio per poter dare la possibilità a chi ha creduto in me e ha finanziato il progetto più grande che deve arrivare, perché tu, comprando una mia opera, hai finanziato un po' quello che sto sviluppando, sì, perché senza di te non sarei arrivato a farlo. E quindi è un crowdfunding, in poche parole. Più o meno, la mia collezione in questo caso lo è. E io però voglio ridare indietro a te, che hai creduto in me, appunto, una possibilità di guadagno su qualcosa che io non utilizzo, che gestisci tu. Al mio nome, a tutto quello che riguarda me, quindi le persone sapranno che fa parte di questo progetto, che è nato da me, l'ho mintato io, però in realtà sarà il tuo e tu non l'avrai pagato e lo puoi gestire come vuoi e, sì, appunto ci puoi fare il tuo, quindi, i tuoi movimenti. È un po' un dare indietro a chi ha creduto in questo progetto e non sarà l'unico. Hai capito, Gabri? Quindi, in poche parole, tu vai, è come se tu andassi su un sito di crowdfunding come Indiegogo, sì, o quant'altro, vedi una cosa figa e dici
Guarda, io ti do i soldi in anticipo perché mi piace il progetto, finanziatela, fatela e ti arriverà a casa sticker, maglietta più il prodotto. Wow, E quindi esatto, è più o meno la stessa cosa, soltanto che è tutto digitale wow. Per opere digitali. e soltanto comprando un NFT, magari tu ne ricevi gratis altri. Sì. È tipo l'abbonamento con il calendario di Frate Indovino, avete presente? Ce l'avete una nonna che ha il calendario di Frate Indovino? No, questo mi Ok, manca. avete mai fatto una donazione all'UNICEF o Sì, queste no. enti? Sì. Ok, vi massacrano di posta Che ovunque. arriva la mail costantemente, sì. Esatto. Sì, no, però il fatto del crowdfunding in realtà è quello forse più azzeccato, perché non mi Esatto. sembra. Secondo me è il modo più semplice, secondo me, perché cioè io ad esempio faccio fatica, come penso anche te, a sedermi a tavola e guardare negli occhi i miei genitori e spiegargli cosa faccio. E io devo dirgli, cos'è che fai? Io vendo figurine digitali. Cioè, nel senso, io sono arrivato a dirgli, cosa fai nella vita? Io creo delle figurine digitali che vanno all'asta. E mia madre mi chiede com'è andata l'asta, cose del genere. Mia madre non capisce un cazzo di quello che io stia Quello che facendo, è sta accadendo. contenta Sì, di quello che perché ti vede faccio, felice, però in realtà non ci capisce vede che cosa. felice, ci pago le tasse con questo, e non ho sputtanato i soldi dei miei facendo architettura come qualcuno. Vedo un'altra frecciatina qui. No, 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 no. Basta Magari la frecciatina. capisci dopo quando arrivi in ritardo. Questa è No, un'altra frecciatina. però infatti tu come racconti alle persone che sono vicine a te che cazzo fai? Perché magari qualcuno ti dice, stai, No, esci davanti a sto computer, vai a lavorare esatto, veramente. è assurdo quello che capita perché in realtà nessuno capisce che Cioè. Sì. cosa accada, anche perché potrebbe essere un mondo nuovo, ma non lo capivano neanche prima quando lo facevo appunto solo per Instagram. Del tipo perché continui a caricare post di roba, cioè te paga Instagram, ti fanno domande assurde la maggior parte delle persone, i miei, da quando però hanno visto che ci guadagno su queste cose, sono contenti perché dicono, ah, ok. Sono, È soddisf sono soddisfatti del fatto che comunque questo mio sacrificare parte di me, passare la mia vita in ufficio chiuso a lavorare, in realtà poi ha ripagato indietro. Però vero. spiegarlo è difficilissimo perché anche io Quanto come ci te. sentivamo Sì, stupidi prima del spiegare. mondo cripto a pubblicare tipo 2 volte a settimana un post super elaborato per una guerra di like e commenti inutili. Esatto. E non c'era, a differenza da adesso, non c'era neanche nessuno, sia di artisti che di persone poi che utilizzavano la tua arte, quindi gli facevano lo screenshot per metterlo da qualche parte, eccetera. Non c'era comunque nessuno che ti diceva bravo, che ti apriva una chat e ti diceva complimenti, hai fatto un grande lavoro. No, lo facevamo per trovare Ti clienti, metteva, no? Cioè, lo facevamo per la vetrina, tipo, poi mi scrivevano brand, mi scrivevano esatto. cantanti, robe del genere. Invece adesso anche appunto la persona che spende 1.000 dollari per comprare una tua opera, tu gli dici grazie che hai comprato e lui ti dice no, grazie a te che hai creato. E questa cosa è assurda, abbiamo anche un collezionista in È il miglior comune, Viagra questo, abbiamo, secondo esatto, me. abbiamo un collezionista in comune che è di, che lui uguale la prima volta Letter che, D, Letter D, lui si chiama che Letter D sui Letter D. Che la social. prima volta che comprò da me gli dissi grazie, lui mi disse no, grazie a te. E la cosa in realtà è mezzo scioccante perché dici che Sì. No, cazzo, nessuno mi ha mai lui detto è grazie. signorile, Letter D, io l'ho beccato su un profilo real. E Ok. immaginati proprio il classico papà americano in pantaloncini Ah sì, infradito. tu lo conosci anche non O Web3, stai immagino. dando gli ho detto di farsi un profilo apposta. Ok. Perché lui aveva il profilo da, come ce Da l'avrebbe tuo papà, papà, da da papà papà, americano, ok. che tipo aveva la maglietta con l'erba di marijuana sopra, era parecchio divertente. Lui già si faceva chiamare Letter D all'epoca e allora ha aperto il suo canale Instagram dove mette soltanto la sua roba e lui non flippa mai. Non flippa Sì, mai, no, nel lui tiene, lui senso. compra e tiene tutto quello che compra lo Sì, tiene. lo tiene. Era per lo stesso principio, perché in realtà poi di base. Oltre a, sì, a volte lo fai anche a livello speculativo, però in realtà la maggior parte delle volte compri qualcosa che ti piace, che sia un progetto generativo, che sia un one-one, che sia qualsiasi cosa sia, lo compri perché di base ti piace. Ti piace il progetto, o ti piace l'arte, o ti piace chi c'è dietro, o perché comunque è un amico e vuoi supportare la carriera di un amico, Certo. tipo,
ho comprato anche pezzi da amici perché voglio supportare la loro carriera come loro hanno fatto con me. Quindi è tutto un processo in realtà di che funziona perché sembra sincero, almeno quello che accade in questo mondo attualmente mi sembra sincero, a parte in alcuni casi. E quindi appunto come lui, come me, compro per tenere, perché in realtà mi piace, altrimenti se sono costretto a rivendere, rivendo a quanto dico io, perché credo che questo qualcosa valga quanto ti dico io, cioè sì. L'ho pagato, anche se l'ho pagato poco, secondo me deve essere venduta di più, perché vale molto di più, perché c'è un concetto dietro, c'è un tutto un sì. percorso dietro, c'è un artista dietro che vale qualsiasi cosa, e quindi è quello il motivo principale per sì. cui poi io tengo tutto, perché non voglio svalutare il lavoro di altri che già è stato svalutato. Hai un valore artista. Affettivo, esatto. In poche parole, cioè, mettiamola così. E poi comunque definisce anche un po' chi sei, no? Avere il tuo wallet pubblico e vedere quello che tu collezioni, quello che hai comprato, quello che vendi, definisce anche un po' chi sei, perché comunque ce l'hai subito. T'impatto. Andiamo su una zona un po' hot, parliamo di una cosa divertente che ho visto, che sono gli NFT erotici. Gli NFT erotici esistono? Sì. Ecco, è arrivato il porno, è arrivato il porno. Che non mi piacciono assolutamente. Cioè, tu dici, ah, che bello, mostro tutto il mio portafoglio con tutte le mie figurine dentro e faccio vedere anche le donnine. E sta cosa mi ha fatto sorridere. Ma nude nude a pecorino? Ci sono di tutti i gusti che vuoi, sì, posizioni, sì. gusti e la cose. Figa digitale. Ma lo fanno anche molte sex workers, cioè principalmente sono tutte sex workers che lo fanno. Tolto anche gente che disegna o fa in 3D o i manga, anime. Sì, 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 in stile anime. E, oppure ci sono veramente queste sex workers che lo fanno di mestiere e hanno provato a mintare le proprie foto. Sì, no, ho visto anche un progetto in realtà che partiva effettivamente quello che compri è una foto, ok? Quindi tu ricevi quella foto della tipa o del tipo, insomma, che faceva la foto, ma allo stesso modo in realtà ricevevi indietro un video legato a quella foto, quindi in realtà tu non stavi comprando la foto, stavi comprando quel contenuto inedito di questa tipa o questo tipo, in base a quello che sì. sceglievi. Cioè ti ha fatto il tier proprio, cioè tu, è quello che dicevi prima, tu finanziami, esatto, e io ti regalo. Io ti do qualcosa indietro. Cioè quindi hai preso una foto che è bella. No, non l'ho presa, però funzionava così. Sì, diciamo, sì, il sì, progetto sì. Era un progetto che, ok, io ti do la foto, che tu collezioni la mia foto nuda o le mie cosce, qualsiasi cosa sia, però in realtà quello che poi ricevi veramente è il, oltre ad avere questa foto in realtà dimostra che tu devi ricevere quel video, ma quello che vai a comprare sul serio è quel video inedito che avrai solo tu, e quindi il valore cresce sì. per quel motivo. Ma sai, Gabri, un tuo collega ha fatto una mega collezione con solo due NFT, okay. che li vendeva, e la gente poteva comprarne a IOSA e prometteva un servizio. Questo è uno youtuber italiano che risponde al nome di Montemagno. Se noi andiamo a vedere, collega, magari. Vabbè, collega, siete sulla stessa sì, piattaforma, sì, sì. Però se vai a vedere l'OpenSea, che non ti apro adesso perché è un po', esplode. Però vai a vedere il volume, lui ha fatto parecchi Ethereum, perché lui, da quello che ho capito, se tu li compravi gli NFT per 200-300 euro, ti faceva una consulenza. Uh-huh. Sai che lui è un po' la guida, fa questi sì, video sì, sì. che piacciono o non piacciono, da imprenditori, sì. consigli, eccetera. E lui ha fatto la stessa cosa come stava dicendo Antonio. Quindi che tu compravi l'NFT, che l'opera in sé non aveva valore, era una grafichetta un po' sempliciotta, diciamola anche così, ma tu compravi la consulenza con lui. Wow. Esatto, ma infatti wow. la maggior parte, appunto, come dicevo, è una tecnologia che in realtà è legata a dei metadati, che è quello che poi tu vedi, che è l'immagine che tu vedi fuori, però essendo un contratto, è un contratto che definisce qualsiasi cosa, essendo un contratto appunto scritto sotto forma di algoritmo, può definire qualsiasi cosa, quindi definisce il fatto che tu lo puoi rivendere, sì. puoi tradare questa roba, puoi... un giorno faranno la burocrazia. Se tu ce l'hai, puoi sbloccare un determinato contenuto, puoi inserire questo NFT all'interno di questa piattaforma per sbloccare un altro tipo di situazione. Sì. Quando hanno fatto, ad esempio, pure le Bored Ape, che è una collezione ormai andata in super hype, che, beh, sì. che c'ha un valore altissimo a livello
materiale del tipo economico, e tramite appunto il contratto c'erano delle fiale di, non so se era veleno, comunque un mutagene quando hanno mutato le mutant tape. Ah, che è la serie 2 in poche parole. Perché non è una serie 2, partendo dall'NFT originale, tu gli davi questa fiala, sostanzialmente quell'NFT, in base ai tratti del tuo NFT, con tutti i processi, sì, si trasformava in una scimmia mutata. Ma stai scherzando? Wow. Quindi è questo, io pensavo fosse tipo una serie 2, no? Call of Duty Zombie, se tu cerchi del genere. Se tu cerchi ad esempio le mi sembra si chiamino proprio Vial. Se tu cerchi le fiale, ci sono, cioè, quindi, determinati tipi di fiale, hanno fatto il super... Ah no, scusami, è il Siero, si chiama Siero, il Serum. Siero. Quindi, un holder che ha comprato la Bored Ape, okay, ha anche il Siero. No, poteva comprare poi a parte il Siero, ma ci sono diversi tipi di Siero. Adesso, ad esempio, quest'anno, forse dopo Natale... Però ti rovina l'NFT originale? No, ti lascia l'NFT originale e ti crea un nuovo NFT... Ah, quindi ti fa un doppione, una che non è che non è un doppione, sì, però è un, appunto, è un'evoluzione. Di un'evoluzione? Base, no? Perché creano diversi tipi di... Infatti ci sono molte... Mate, voglio fare anch'io sta roba, mi devi, sì, insegnare. Infatti ci sono molte più evoluzioni, ovviamente, che scimmie originarie. Le scimmie originarie sono tipo 8.000, mi sembra, non mi ricordo. Vabbè, tra gli 8 e i 5.000? Non lo so, vabbè, comunque... Sì, penso... Mi pare che fossero la metà dei crypto, punk. Ok, comunque tra i 5 e i 10.000. Non mi ricordo. Mentre le mutanti sono tipo circa 15.000 o, okay, di più, perché ovviamente la fiala, questo siero appunto è stato fatto in maniera diversa e tu lo potevi utilizzare più volte sulla stessa scimmia, quindi tu potevi prendere il super siero, non potevi utilizzare, mi sembra, lo stesso siero due volte sulla stessa scimmia. Quindi su un mutante non potevi utilizzarlo? No, okay, ma nemmeno su quella originaria. Tu potevi utilizzare solo una volta, c'erano il siero, ad esempio, siero normale, super siero e mega siero. Se utilizzavi il super siero e tu devi comprarli il sieri, li compri, e il mega siero tipo è stato battuto all'asta, ne sono usciti due, mega mutant serum, una cosa del genere, ne sono usciti solo due e sono stati battuti all'asta per 540 Ethereum l'uno. Ma ci sono anche i Novax del serum, cioè ci sono delle scimmie che non vogliono che vanno in piazza come a protestare con, esatto, con i cartelli, no? Sì, qualche scimmia, sì, c'erano quelle. C'erano scimmie, e fanno cori ingiuriosi, tipo dove sono i diritti, libertà per le scimmie, esatto, esatto, niente green pass, abbasso la green stapo, la green stapo, bellissimo. Raga, allora noi andiamo verso la chiusura. Io sono stato veramente contento di averti avuto qua. Mi dispiace andare subito così, ma mi è piaciuto perché mi hai aperto un mondo su, a parte lui, che abbiamo già parlato in un podcast di NFT, e io sto veramente ma io ero noioso, ero tecnico. Non è vero. era andata anche abbastanza fluida. Che poi con lui era live, se non mi ricordo male, era live. Sì. Però tu ci hai portato un valore aggiunto. Tu non hai vissuto un meme. No. Cioè, ma penso che è l'invidia di tutti, nel senso, cioè, nel mio portfolio ho anch'io dei bei, diciamo, clienti con cui ho lavorato che potrebbero far gola, ma nessuno secondo me batte. Cioè, tu puoi chiedere a chiunque, anche agli amici a casa, che fai quelle cose tipo da youtuber, lasciate un commento sotto se volete anche voi lavorare con Harold. Cioè, secondo me è tipo il goal della vita. Guarda, la stessa, cioè, sei santificato. Questa è stata la stessa identica reazione che ho avuto io quando abbiamo finito poi quel set, che ho detto vabbè, però cazzo, questo è il goal, è uno dei goal, sì, massimi, ma... sì, 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 sì. Ho detto, anche se non, quel lavoro non uscirà mai,
quel lavoro sta ancora in fase, infatti, di elaborazione per vari motivi, però, però sì, è uguale, comunque l'hai fatto, sei stato lì, ci hai lavorato e... Cazzo vuoi, c'hai il selfie? Esatto, quella è la cosa, tutte le foto le puoi rubare e farci degli Shutterstock. E poi il selfie è in green screen, quindi esatto, la cosa assurda è quello che abbiamo tutti, io e gli altri colleghi che abbiamo lavorato. In green screen. Puoi fare una bellissima cosa. Bravo, fai la collezione dove dietro puoi mettere quello che vuoi. Esatto, 10.000 sfondi con e poi metti quelli là, li metti a prezzo fisso e poi metti all'asta in realtà l'originario col green screen. All'asta batti solo quello col green screen, così chiunque può comprare quel pezzo. Sì, ma fallo partire da 10K. Almeno, da 10K. Ma provaci, ma fallo. Ma sì, cioè, metti in maniera divertente, lo farò. Tanto lui non ti può chiedere soldi perché è un personaggio pubblico. È un personaggio pubblico. Essendo meme, è un personaggio pubblico. Metti un milione. Però povero Harold, ce l'abbiamo santificato fino adesso, io boh. E adesso stiamo lucrando su la gallina. Ma no, cioè, mandiamoli una bottiglia, cioè dopo aver venduto, mandiamoli un panettone a Natale. Ma gli mando pure una copia, se vuole, gli mando una copia degli NFT, gli dico apriti un wallet, vai, questo è il tuo NFT con te stesso dentro, fatto da me, dove ci guadagno solo io e tu no, però il panettone te lo secondo me dovresti farlo. Sì, facciamo. Abbiamo aperto un nuovo business qui oggi dal Gazi. Prossimamente la collezione NFT fit Harold. Adesso vado Paint. A cercare di fare selfie con famosi. Con le persone famose a venderli. Ecco, è lo stesso principio che stavo utilizzando comunque Anthony, perché sta facendo foto con 3D. Lo so. No, vabbè, dai, tranquillo. No, però io sto facendo foto anche con 3D artist che hanno... fatto veramente, hanno svoltato, sì. C'è gente che fa secchi di Ethereum e io c'ho tanti selfie con questa gente perché ci siamo conosciuti in altri contesti o siamo anche andati a far serata assieme, robe del genere. E ieri mi è venuta, cioè ne parlavamo, e adesso cosa fai, i selfie e poi li metti, li fai diventare NFT? Io dico, ma sai che una bellissima? Perché no? C'è sempre la mia faccia da cazzo con il 3D artist di turno. Non è una cattiva idea. Che comunque dimostra che è la mia collezione di altre persone, sì, che fanno il mio stesso lavoro, il che lo rende tutto molto più attivo, no? Sì. Più figo. Sì. Va bene, dai, è stato un super piacere. È stato un piacere bizzarro. Tanto anche per me, è stata una bellissima chiacchierata, un'esperienza molto, molto vicina, perché è bello pure vedere che c'è uno scambio appunto continuo di qualsiasi cosa e voglia di ascoltare effettivamente un discorso nuovo. A volte può essere difficile, però... Ma poi quando tornerai a Milano ci troverai sempre a braccia aperte. Assolutamente. Soprattutto gli open mic per fare un'altra chiacchierata. Va benissimo. Magari con attrezzati meglio e senza lag. Per me vale lo stesso, se doveste passare a Roma comunque sappiate che sono a Roma e quindi... Sì. Siete ospiti tranquillamente. Ah, oh, perfetto, io settimana prossima sono là. Dai, Va bene, dai, Ted. Grazie Antonio. Grazie. La porta è quella, quindi sparisci, levati. Mi alzo, no, si sente il tuo fetore. A noi, grazie Gabri. A noi del podcast ci trovate in tutte le piattaforme di podcast e principalmente su YouTube con prima live, ora tutto registrato, e cercate El Gazi, troverete qualsiasi cosa su El Gazi. Ted, ciao a tutti social, ragazzi, grazie. Social, OpenSea, NFT. Non mi cercate e non mi rompete il cazzo. Ok, perfetto. Okay, Bizzarro invece su... Io Bizzarro, sì, a parte Instagram che è _Bizzarro, okay. Quindi... Però sì, Bizzarro è il nome con cui attualmente, poi quando vedrai pure le opere effettivamente capirai per quale motivo Bizzarro, c'è tutto. No, l'ho visto, No, appunto, è quello proprio il discorso, quello che dicevo di branding, però l'affronteremo poi in un altro. L'ho detto e ripeto, sei molto più bravo di Ted. grazie per avermi invitato, grazie per aver ostato e co-ostato la trasmissione, sì. Grazie a Ted, grazie a... Figurati. Fighissimo, sono contento. Hai visto che questa volta ho detto una battuta e non ho detto che scherzavo? Chi? Ah, è bravo. Ah, è vero, mi sembra imparando. Ieri ti eri pentito. Ti ero pentito, l'ho rifatta così. Però l'ho detto lo stesso, cazzo. Vabbè, grazie mille. Bella. Io dico grazie che in realtà sono qua abusivamente.
Va bene, poi puntata 2.0 faremo. Facciamo la puntata 2.0, sì, volentieri. E, come dicevo prima, non rompete il cazzo a me, scrivete direttamente a El Ghazi sui social, lasciate domande se volete fare domande, se vi interessa l'ambiente. E, non spammate. Spammate tantissimo. E non fate come nel mondo NFT, quindi non create bot che commentano roba a caso del tipo promote your NFT. Sì. No, quello è un altro mondo oscuro, sì. Di sì. Cui non vogliamo andare. Bene. Va bene, dai. Grazie mille. Vi saluto, grazie bella raga. Ciao.